Siete collegati nuovamente, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Portosalvo, in provincia di Reggio Calabria. Va in onda il recupero di prima categoria Borgo Melitese, Borgo Grecanico Melitese, Palizzi, valevole per il campionato di prima categoria, appunto girone di Calabria. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce su questa partita insieme al collega, al collaboratore Ivano Verducci, ben ritrovati. Che vi legge subito il tabellino. Sì, allora il primo tempo è terminato sul risultato di 1-0 per il Borgo, il gol al primo minuto di Obinna. Le squadre erano scese in campo, il Borgo Melitese con la maglia fosforescente e pantaloncini blu, con Leonardi, Sgro, Martino, Antonino, Mangiola, Ielo, Foti, Obinna, Martino Annunziato, Iamonte, Perla e Marino. In panchina Falcone, Candito Gabriele, Candito Francesco, Manganaro, Lori, Surfaro, Tripodi, Mallimaci e Barreca. Quadro dirigenziale con Pellicone, Macheda, Flachi, Minniti, Suraci e Mister Cormaci. Altra azione d'attacco ora importante per il Borgo, ci bloccano sempre alla ironia della sorte oggi nel momento in cui stiamo per dire le formazioni. Una buona azione di Martino, nulla da fare comunque. Palizzi è sceso in campo con Molla, Iriti, Francone, Zumbo, Criseo, Mafrici, Autolitano, Nino, Latella, Ferraro, Palermiti e Modafferi. In panchina Tripodi, Fortunato, Giordano, Toscu, Zirilli, Dieni, Garroffolo e Bruzzese. Il quadro dirigenziale del Palizzi: Giordano, Brancati, Merico, Mister e Autolitano. Domenico, siamo già al 1 minuto e 20 secondi. Il gollonzolo, ci riferiamo alla rete di Obinna, finalmente è tornato dalla mamma. Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Sì, Obinna è tornato alla segnatura ed è questa, ritengo, una cosa importantissima per il giovane di origine nigeriana Obinna, il quale nella gara che poi non è stata convalidata e che comunque il Borgo aveva vinto, quella con la Deliese, ha avuto un attimo di, cioè ha perso, come si suol dire, ha avuto un attacco di nervi, se così lo possiamo dire, ed è stato espulso per due partite, quindi è ritornato con il gol, già era tornato la scorsa partita contro la Deliese. Attenzione al palo incredibile del Palizzi con Nino Autolitano da solo in aria. Cosa ha sbagliato? Era facile, forse sembrerebbe troppo facile da qui, ma è riuscito a colpire da solo in aria, svarione difensivo. Attenzione al contropiede, Obinna con Marino, vediamo limite dell'area, si porta la palla sul sinistro, entra in aria, a questo punto deve fermarsi per aspettare l'arrivo di Ivan Ielo, che crossa in aria, Marino non ci arriva, arriva Molla e blocca tutto. Dicevamo comunque del Borgo che si salva al terzo minuto. È un campanello d'allarme in attesa del pit stop, perché molti giocatori, non molti ma comunque una buona rappresentanza di giocatori di prima squadra, attualmente siedono in panchina. Sì, Obinna ora fermato con molta autorità da Mafrici, che addirittura mette la palla in fallo laterale. Obinna si è comunque rialzato, bellissimo gesto di fair play di Mafrici, restituirà sicuramente la palla Perla tra le mani direttamente di Molla. Dicevamo che sì, molti sono i titolari oggi in panchina del Borgo Grecanico, però
non è stata presa sotto gamba, secondo me, questo incontro, ma rischiava il pari anche in avvio, come aveva fatto all'inizio il Borgo, il Palizzi con Autolitano. Attenzione a questa azione d'attacco ora con Foti. Foti cerca di vedere se può dare la palla a Dubinna, no, la dà centralmente verso Marino, da questi ha annunziato Martino, Iamonte. Ora c'è Foti. Foti verso la zona destra, con dialoga con Perla, dribbling, viene sgambettato da Francone, calcio di punizione. Barbaro Simone va subito a posizionarsi nel punto esatto dove Perla va a deporre questo pallone, lascia che a battere sia annunziato Martino. I saltatori e i colpitori di testa, i difensori Sgro e Mangiola, fanno capolino dalle parti di Mafrici e di Francone e di Riti. Attenzione che da quella posizione non è nuovo il tiro in porta per annunziato Martino. Vediamo, tira da in porta cercando l'angolo alla destra del portiere Molla, non riesce la sua idea. Sempre 1-0 per il Borgo, ma attenzione che già al secondo minuto il Palizzi si è fatto sotto. Va in onda il neorealismo di Antonio Cormaci. Fare del pallone un impegno civile e sociale, interiorizzare il concetto di giustizia e legalità, come voleva il pretore di Capodarso Guido Schiavi, personaggio principale e protagonista del lavoro cinematografico di Pietro Germi, In nome della legge. In avanti ora Obinna cerca di fermare questo pallone, ma Mafrici lo mette in fallo laterale, guadagna qualche centimetro in avanti il Borgo con Perla verso annunziato Martino, contrastato efficacemente da Mafrici. Ora un batti e ribatti, un'apertura magnifica verso Marino, sinistro e di alto sulla traversa, nulla da fare quando siamo al sesto minuto. Domenico, altra grossa occasione, qualora ce ne fosse dubbio, a favore dei padroni di casa, che non soltanto hanno segnato un gol, colpito un palo e sfiorato la marcatura in diverse circostanze, anche se il Palizzi si sia reso pericoloso in un paio di circostanze, a parte il palo quasi a botta sicura che ha fatto venire un brivido lungo la schiena degli aficionados. C'è ora un contropiede locale, entra in area Perla e conquista un calcio d'angolo. Sette minuti e 24 secondi nella ripresa, sempre 1-0, usufruisce ora di un corner la formazione di casa, grappolo di Ione, parte il cross, colpo di testa da parte di un difensore, palla fuori aria, gliela contende senza successo Peppe Foti, viene strattonato, tutto regolare per l'arbitro, si può continuare, però l'arbitro interviene, comanda un calcio di punizione. Va a reclamare qualcosa Peppe Foti, l'unica cosa che riesca a fare è beccarsi un cartellino dall'arbitro fin troppo istituale. Sì, non si è, diciamo, infiammato l'incontro, però naturalmente questi interventi tra virgolette maschi fanno capire che ora il Borgo ha paura. Domenico, forse aveva approcciato, anzi l'inizio sicuramente era dei migliori, quello del Borgo, i primi 30 minuti aveva dominato la partita, ora ha un po' tirato il remo in barca, però questa squadra è prima in classifica non per nulla,
che ha vinto quasi tutti gli incontri pareggiandone, ha vinto tutti gli incontri pareggiando una e perdendo soltanto in casa contro la 5 Frondese, non è prima a caso, e potrà secondo me sfruttare il contropiede nel caso in cui credo che negli ultimi minuti e quando cominceranno i cambi il Palizzi accelererà, ecco, per arrivare al pari, perché ora con questa posizione in classifica per il Palizzi ogni partita diventa una finale. Attenzione a Ivan Jelo verso Binna, entra in area però poi tocca verso Marino, palla che va a finire mesta sul fondo, l'ultimo a toccare è stato Marino, nulla da fare, sempre 1-0 per il Borgo. Nono minuto e 30 secondi, rimetterà in gioco ora questo pallone mollo. Diciamo che nella zona di centrocampo il mister ospite è riuscito a ingabbiare le punte locali e quando si presenta l'occasione tenta di agguantare il pareggio, lo ha sfiorato con quel palo che ha fatto gridare al gol. Sì, è esattamente così, sembra ingabbiato proprio Marino, non si sta esprimendo al meglio, non è eccellente la sua gara oggi, forse perché è ben guardato e tatticamente sicuramente mister Autolitano ha impartito ordini ai suoi in un certo senso. Ora calcio di punizione per il Palizzi, volevo farti notare comunque una nota così di palla che termina tra le braccia di Leonardi, una nota sarcastica o comunque ironica, sto seguendo ogni tanto anche il mitico Suraci impegnato a recuperare un pallone nelle falde dietro lo stadio, è davvero eccezionale questo uomo di calcio, uomo di sport, un personaggio di Melito Portosalvo, uno tra i più importanti sportivamente parlando, in special modo in questi ultimi anni. Domenico, un grande grazie anche a Suraci per quello che fa. Attenzione a questa azione d'attacco, triangolo che non riesce tra Marino e Martino, annunziato, forse era buona l'idea, nulla da fare, palla sul fondo, ancora il Palizzi a rimettere in gioco, sarà molla. Quasi 12 minuti nella ripresa, ci avviciniamo verso la fatidica ora del pit stop, quando entreranno in funzione le gomme Firestone, Bridgestone, Dunlop, Kleber, Pirelli. Il Palizzi non è disposto a fare da vittima sacrificale sull'altare degli interessi borghigiani e quando ha l'occasione tenta la via del gol, esponendosi però ai micidiali contropiedi come questo. Attenzione, tiro in rete, sia pure a scoppio ritardato, l'arbitro ha visto tra virgolette una posizione di offside. Era stata eccezionale questo dialogo tra gli avanti del Borgo, Martino ha annunziato, si era trovato da solo con molla e messo in rete, ma l'arbitro ha fischiato, hai detto tu a scoppio ritardato, forse ha aspettato che toccasse il pallone, ma potrebbe anche non essere così, perché il tocco di Martino si è fatto un bel po' in avanti, ora addirittura ha ammonito anche Marino per proteste, ma Martino si è fatto qualche secondo di camminata con la palla, quindi intervento, ecco, dell'arbitro che annulla la rete, da rivedere. Tre cartellini gialli sventolati ai giocatori del Melito in una partita assolutamente calma e tranquilla. Sì, sono Martino annunziato, Marino, poi l'altro per dire la verità non l'ho segnato, ma attenzione ora a Ubinna, potrebbe impossessarsi di questo pallone, ma Iriti lo cede a Molla, il quale è costretto con enormi difficoltà a scaramentare in avanti, si spintonano a vicenda Foti e Palermiti. Lo devi ammonire!
si avvicina davanti al pallone Palermiti, non facendo battere questo calcio di punizione, l'arbitro va ad ammonire Palermiti, che viene in questo momento sostituito. Sono quattro i cartellini gialli: e Antonino Martino, Peppe Foti e Ciccio Marino, e per il Palizzi Palermiti. Sostituzione, ora entra con il numero 16 di Eni, esce appunto Palermiti, che era stato proprio pochi secondi prima ammonito. Abbiamo detto che gli ammoniti del Borgo sono Martino Annunziato, Foti e Marino. Calcio di punizione ora per il Borgo. Subito dopo, a ridosso del centrocampo, Foti, palla raso terra verso Perla, idea che non riesce, c'è però Iamonte che blocca l'avanzata con molta astuzia, bravo ed intelligente in questa occasione Iamonte Vincenzo, ma comunque in tutta la partita sembra poco importante il suo apporto, invece come era la canzone di chi era? Di Ligabue, quella della vita da mediano, sembrerebbe una tipo una vita da quella, come quella, penso si riferisse ad Oriali, non lo so, e recupera palloni in maniera incredibile questo giovane, ed eccolo in possesso di palla verso Foti, c'è Perla, lui Foti riesce a trovare in maniera eccezionale Ivan, che mette al centro, Ivan Ielo mette al centro, recupera in qualche modo il Palizzi, esce fuori ora con Latella, da questi a Ferraro, da Ferraro a Modafferi, fermato da, elegantemente da Antonio Martino. Marino, centro del campo, giostra in maniera eccellente Foti verso Perla, Obinna, lato destro, toccato fallosamente da Iriti, calcio di punizione. Non è il pubblico di casa si lamenta con Barbaro Simone, l'arbitro di questo incontro vorrebbe un cartellino. E per poco non se lo becca lui, per come è successo in precedenza a Marino e Foti. Sì, ricordiamolo che due sono le ammonizioni del Borgo per protesta, quindi bisogna stare attenti, perché questo è un arbitro che non vuole sentire ragioni. Il Borgo sta vincendo per 1-0, ma bisogna mantenere saldi i nervi, perché non c'è alcun motivo di protestare. Calcio di punizione, palla in aria, salva in qualche modo Mafrici, si impenna il pallone, Marino si aiuta anche con le spalle, arriva sempre lui sul pallone, Peppe Foti al centro del campo, lancio lungo verso Obinna che forse esce dal fuorigioco, in effetti l'arbitro lo fischia, calcio di punizione ora per il fuorigioco di Obinna, riparte velocemente con Mafrici il Palizzi. Annunziato Martino, in qualche modo riesce a portarsi via la palla, poi Criseo subisce fallo da Marino, calcio di punizione per il Borgo Grecanico. Ormai siamo mancano meno di 30 minuti alla fine dell'incontro. Domenico, a te il microfono. Il film del Borgo Grecanico Melitese è interpretato da attori non professionisti, come nel capolavoro del neorealismo cinematografico Ladri di biciclette, girato da un magico Vittorio De Sica. Per quanto riguarda anche il tempo, Domenico, oggi possiamo parlare di questa aria pungente, ecco, ad esempio ora qui sugli spalti che non, dove non arriva il sole, in campo invece c'è il sole, meno male, si comincia a sentire questo venticello frizzante, pungente. Attenzione al tiro di Ferraro e blocca Leonardi, ennesima occasione d'attacco per il Palizzi, che ha tirato ben due volte in porta oggi. Marino, contropiede, non riesce ad intervenire efficacemente Martino, il nuovo entrato di Eni si procura un bel fallo laterale, va a battere Zumbo direttamente verso Autolitano, falloso l'intervento di Mangiola, calcio di punizione, guadagna qualche metro in avanti il Palizzi, chiama i suoi a una maggiore veemenza Criseo a proporsi in avanti, in effetti sono ben sei in aria,
7 anzi in questo momento in aria. Suona la carica mister Autolitano come il trombettiere del Little Big Horn. Suona la carica mister con questo venticello, sposta il pallone, quindi Ferraro non batte. Ora si fa sempre più intenso questa brezza. Solo uno in barriera, cioè Martino Annunziato, dovrà per forza mettere in aria questo pallone per favorire qualche colpo di testa, ed è Antonio Martino che mette in rete il pareggio. Autogol del Borgo, incredibile, 19° minuto, autogol di Martino Antonio. Attenzione al Borgo che potrebbe ora perdere la testa, ma mancano ben 25 minuti. Autogol di Antonio Martino, il calcio di punizione battuto da Ferraro. Si pensava a qualche intervento di qualche ariete in maglia bianconera, non è successo, è successo che invece l'ariete è stato in maglia fosforescente. Domenico. Può succedere di tutto, la partita non è affatto finita e il Palizzi le tenta tutte, ma non solo il pareggio, se capita l'occasione tenterà pure di vincere questa partita, è alla ricerca di punti preziosi per la sua anemica classifica. Attenzione Marino, limite dell'area. Cincischia un attimino, poi Peppe Foti verso Obinna. Va al tiro Obinna, c'è una leggera deviazione, no, così non è. Infatti l'arbitro decreta solamente la ripresa del gioco a fondo campo con una rimessa, partita che è tornata in perfetta parità al Maro Simone, una partita non facile anche perché il Palizzi senza fare le barricate sta disputando una grossa partita, un figurone al Maro Simone. Sì, un secondo tempo davvero eccellente, quello della squadra di Autolitano che senza strafare ha comunque indirizzato l'incontro verso questo pareggio. Si era già fatta vedere al secondo minuto con quel palo, importante possesso palla dei giocatori in maglia bianconera, e alla fine arriva il gol. A sto punto il pari fino a per il secondo tempo, per l'approccio a questo secondo tempo del Palizzi è meritato. Ora assisteremo quasi sicuramente all'assalto del Borgo, per i motivi che dicevo in precedenza diventa importantissimo, di estrema importanza la vittoria oggi per il Borgo, perché con la vittoria di oggi arriverebbe a più 6 dalla seconda, un ottimo margine che potrebbe poi gestire eventualmente dovendo giocare a Scilla. Quindi attenzione, secondo me l'incontro ora si fa più piacevole, nulla lascerà di intentato il Palizzi, ma credo che neanche il Borgo. Ora cominceranno le sostituzioni. Partita finita quando arbitro fischiato, intanto c'è una sostituzione nelle file locali, sta per entrare in campo Nunzio Tripodi, o Annunziato Tripodi, con il numero 28 sulla schiena. Intanto il Palizzi, avete visto, le tenta tutte. Il lancio di Foti in profondità, Perla, finta e doppia finta, cerca di andarsene, si libera di uno o due avversari, entra in area, viene sgambettato, ma l'arbitro non concede il rigore, anzi una semplice e inutile sono le proteste di Ciccio Marino, si mette le mani sui capelli, l'arbitro è irremovibile. C'è una sostituzione, entrano in due,
due sostituzioni che diranno qualche cosa a mister Cormaci. Sì, entrano Martino e escono Martino Antonio e Ivan Ielo ed entrano in campo Tripodi, Annunziato e Mallimaci. Quindi un maggiore aiuto all'attacco da parte di sicuramente quello che porterà Annunziato Tripodi, il quale non è nuovo in questo campionato, ha delle ottime incursioni sulla fascia che poi hanno portato sia lui a, come dimenticare, il primo gol di questo campionato segnato appunto contro la Scillese, il prossimo avversario del Borgo Grecanico, che è a favorire gli attacchi dei suoi compagni. Quindi un Borgo votato all'attacco in questi ultimi 20 minuti. Peppe Foti ora cerca Marino, che aspetta un po' troppo il pallone, viene anticipato oggi e sembra fuori forma Marino. Iriti verso Autolitano, arriva prima Leonardi e spezza questa trama di gioco impostata dal Palizzi. In avanti ora Perla. Sarebbe il caso di sottolineare l'ottima parata, quasi decisiva. Sì, sì, l'ottima parata. Sono questi interventi che sembrano nulla, invece sono il plus ultra del calcio. Non dimentichiamo anche nel primo tempo, perché le uscite coi piedi di Leonardi sono state provvidenziali ad evitare importanti azioni d'attacco del Palizzi. Attenzione a Martino, che si libera di tre avversari in aria, anticipato Marino dalla corrente Zumbo. Calcio, fallo laterale, sembra rimessa dal fondo. No, sì, rimessa dal fondo. Non si perde tempo, tutte e due le squadre vogliono vincere. Eh sì, no, non si perde tempo, assolutamente, si gioca veramente era da tanto che non riuscivamo a vedere una partita così, si gioca proprio come se senza sotterfugi, ecco, chiamiamolo in questo modo. Così è bello il calcio, le squadre si rispettano, si gioca senza proteste, senza falli gravi, ecco, o cattivi, se così si può dire. In tre fermano Binna sotto gli occhi dell'arbitro, che rimane irremovibile sulle sue decisioni. Sì, non ha fischiato, era proprio lì vicino, avrà deciso così. Martino Annunziato, attenzione che c'è Tripodi Annunziato, riceve sulla sinistra, il suo sinistro doppio passo, parla per Marino in aria ed eccolo il tiro respinto in calcio d'angolo, il colpo di Martino e di Tripodi, scusa, e si vede un nuovo Borgo Grecanico, l'entrata in campo di Tripodi, forse ha voluto fare un po' di turnover Cormaggio, o un allenamento. Attenzione, calcio d'angolo battuto di testa Mangiola, in qualche modo sporza il pallone, qualche difensore molla a terra, si accartoccia, blocca questo pallone ed è pronto. Non si riparte, ecco, a giocare, in quanto è rimasto a terra un difensore del Palizzi che non riesco a vedere chi è. L'arbitro chiede l'intervento della panchina, si sincera delle condizioni di Zumbo, è esattamente Zumbo per terra, si disseta intanto Roberto Latella, ex della gara, era nella Melitese, come sappiamo Borgo Grecanico e Melitese hanno fatto una fusione, ex che sta dando tutto contro la sua squadra, ex squadra, scusami, comunque la squadra del suo paese, se così si può dire, sta facendo anche lui una ottima partita, un eccellente, secondo me, secondo tempo, quello di Latella. A te Domenico. Partita all'arma bianca. Sia i padroni di casa che il Palizzi vogliono vincere questa partita, anche perché il freddo pungente non consente soste. Eh sì, ora comincia veramente, cominciamo a sentirlo questo freddo, chiamiamolo così, perché
se uno guarda il cielo dice no, non è possibile, il sole, ancora qualche altra oretta di sole ci sarà, però fa freddo sugli spalti in quanto siamo all'ombra, ed è davvero una temperatura che dalle nostre parti non la vediamo sempre, ecco. Attenzione a Tripodi, fermato in maniera eccezionale dal nuovo entrato Dieni, che si deve fermare, cerca la collaborazione di Latella. Latella dialoga bene con Dieni in area, Sgro fa buona guardia con il petto, riesce a fermare Autolitano che era lì appostato come un rapace per poter sfruttare questa occasione. Riparte il Borgo, Foti si fa vedere, non arriva centralmente verso Marino che dà annunziato, ma è gol! Borgol! Martino Annunziato riporta in vantaggio il Borgo al 29esimo, quasi 30esimo, una incursione centrale del duo Foti Marino, palla in area verso verso Martino Annunziato che si riesce a smarcarsi in velocità, poi batte a tu per tu, molla 2-1 al 29esimo minuto. E ha avuto qualche minuto di suspense il pubblico, si è liberato poi in definitiva con un grido del davvero, era sceso un po' di come dire, di paura tra i fans dei melitesi che assiepano oggi il Saverio Spinella. Domenico, un'azione bella tutta di prima brasileira, una rete da favola, un gollasso da antologia, per dirla con José Altafini, che resterà nella storia, famoso come il messaggio di Mark Zuckerberg, inventore di Facebook: stay angry, stay foolish, restate affamati, restate folli. Celeberrima come il touch screen inventato da Steve Jobs. Eh sì, una bellissima azione quella del duo più importante. Intanto le sostituzioni del Palizzi, escono sia Latella che Autolitano, Nino Autolitano, ed entrano con il numero 13 Giordano e poi Zirilli. Quindi stavamo dicendo, questa azione, una percussione centrale, la possiamo così definire, del duo più importante, cioè nel senso non più importante ma sicuramente di esperienza della squadra, cioè Foti Marino, da questi la palla in profondità verso Martino Annunziato e la palla poi in rete. Domenica, a te. Abbiamo superato la mezz'ora, i cambi hanno dato questo verdetto, parlo di casa di nuovo in vantaggio 2-1, ha segnato Martino, si allunga quel tanto che gli impedisce poi di raggiungere la sfera, ancora lui Obin, uno dei migliori in campo. Sì, ben ritrovati, allora sì, ben ritrovati, ripeto. Foti dialoga con Antonio Martino. 2-1 per il Borgo, ha appena segnato qualche minuto fa, esattamente. Ancora Iamonte. Iamonte, ancora lui, uno dei migliori, soprannominato Rambo dai tifosi. Imperversa ora la squadra di casa, che vuole mettere il risultato in cassaforte. Finisce a terra Tripodi, finisce a terra anche un giocatore palizzitano afflitto da crampi, soccorso dal compagno più vicino, accenna a rialzarsi. Si tratta del laterale a sostegno Zumbo, calcio piazzato a favore dei padroni di casa, 2-1 il risultato, ma è partita completamente in bilico.
Sì, la partita ancora in bilico, il Borgo Grecanico ha un po' rimesso, ha rimesso in carreggiata il risultato grazie, secondo me, alla verve nel gioco che hanno dato i nuovi entrati, ma in particolar modo Tripodi. Palla ora in aria, svettano in due, eccolo Tripodi annunziato, dialoga con Obinna che si deve girare, lo fa malamente, recupera il pallone Modafferi, Martino combatte in qualche modo con la collaborazione di Mangiola, batte e ribatti sul pallone in tre, Antonio è annunziato, Tripodi perde palla, recupera poi l'altro annunziato, cioè Martino, Martino per Tripodi, Tripodi c'è Obinna, lo vede, lo serve, Obinna sbaglia il triangolo, attenzione al Palizzi, non è squadra che demorde, perla fallosamente sul numero 3 del Palizzi, si infiamma anche il pubblico, era Francone che è stato messo a terra da Perla. Partita in bilico, sì, Domenico, in bilico ancora il risultato, per lo più il Borgo conduce per 2-1 quando siamo a circa 10 minuti alla fine del tempo regolamentare. Domenico, conforta la performance del match winner numero 1, diceva Dan Peterson. Ha grattato bene, il gratta e vinci qualche volta regala scariche di adrenalina che fanno impennare la stina di mercurio come il Kilimangiaro e la Aconcagua. Martino annunziato verso Peppe Foti, si fa vedere il con il numero 21, mi pare sia Mallimaggi il nuovo entrato. Obinna contrastato efficacemente da Mafrici, ottima anche la sua partita difensiva oggi, anche se ora se la deve vedere con Obinna, ma fino a questo momento ha giostrato bene nei confronti di Marino. L'arbitro, secondo i giocatori del Palizzi, è fallo per il Palizzi, attenzione a Tripodi, contrastato non efficacemente, al centro dell'area c'è Marino, limite tre quarti, offre al tiro di Iamonte che manda fuori, è rimasto a terra intanto con il numero 3 nell'azione precedente, si era fatto male Francone, è rimasto a terra, l'arbitro non aveva fischiato il fallo, era vicino all'azione, chissà, le immagini poi ci diranno se era o meno fallo. Gallonzolo, gallonzolo prezioso come il tesoro delle piramidi d'Egitto che Paolo Coelho fa scoprire al pastore Santiago nel suo romanzo L'Alchimista. Ricordiamo di questa partita quindi le tre marcature, la prima proprio al primo minuto di Obinna con una discesa sulla sinistra di Ivan Jelo, offre un pallone d'oro che il giovane Obinna appunto riesce a mettere in rete con un tocco a due passi. Poi il pareggio che era, cioè c'era stato comunque prima un campanello d'allarme al secondo minuto del secondo tempo, quel tiro di Autolitano che era andato a stamparsi sul palo. Obinna scappa ora, attenzione, limite dell'area, offre a Marino, però anticipato all'ultimo secondo dai Riti, l'ultimo istante, eccolo ora Perla lancia malissimo, palla che si perde sul fondo. Si è spento d'improvviso il Palizzi ed è venuto fuori il Borgo. Sì, sta forse la stanchezza, ma i primi 25 minuti del Palizzi sono stati davvero eccezionali. Credo che la squadra un domani potrà anche sfruttare queste nostre immagini che offre Radio Studio 95 Telemelito, grazie quindi anche a Bruno Taverna e tutto lo staff, potranno sfruttare queste immagini perché credo che sia il punto dal quale questa squadra di mister Autolitano deve ripartire da questi 25 minuti, ha davvero fatto vedere un bel calcio e se vuole salvarsi, forse è difficile salvarsi non passando dai play-out, ma se vuole salvarsi deve cercare di approcciare gli incontri in questo senso con quella grinta che ci ha fatto vedere
nei primi 25 minuti del secondo tempo. Tripodi in aria, risolve tutto, o almeno parte Mafrici. Ora Tripodi, sempre con grazie anche al passaggio di Martino Annunziato. Tripodi cerca Marino, attenzione alla gamba tesa di Obinna, colpito in faccia, l'arbitro fischia, calcio di punizione per il Palizzi, rimane a terra Iriti. A te Domenico, siamo al 39esimo e sta per entrare con il numero 19 Lori. Altro enfant prodigio del calcio locale, Hermes Lori, che insieme ad Antonio Perla hanno militato nel campionato di eccellenza regionale calabrese nella formazione del vocale di mister Pippo La Face alias la Pantera Rosa, e oggi sono qui a dare manforte alla capolista nel rush finale di primavera, ma soprattutto in questo gennaio che potrebbe dire la parola fine qualora il Borgo Grecanico riuscisse a fare questo filotto. Sì, sì, hai ben detto tu, una specie di passaggio di testimone tra due giovani promesse, ma ormai continuiamo a chiamarle promesse, chissà fino a quando, ormai basta chiamarle promesse. Due giovani davvero interessanti, Perla e Lori. Questa sostituzione arriva quando mancano 6 minuti. Buono per mister Pasquale Menniti e Antonio Cormaci, come i gauchos della sterminata Pampas, cavalcano Varenne, Ribò, Rocchepin e Tornese, un uomo che sussurra ai cavalli come Tom Booker, sempre in difesa comunque dei deboli, esclusi senza voce, senza diritti e immigrati. Sono proteste ora, perché Domenico, non hai forse notato che il Palizzi stava per venire al gol con un tiro che era in fuorigioco, secondo la stragrande maggioranza del pubblico presente, il tiro del giocatore del Palizzi che si trovava in fuorigioco, cioè Modafferi. L'arbitro forse era girato a guardare altro e addirittura vediamo, lo ha chiamato, sì, il fuorigioco, no, ha chiamato questo fuorigioco e ok, si riparte. Qualche distrazione fisiologica ci può stare, ma fino a questo momento il direttore di gara ha diretto bene, questa è la nostra impressione, sic et simpliciter, non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta o per dogma. Sì, sì, è stato molto bravo fino a questo momento l'arbitro Barbaro Di Locri, anche se è stato coadiuvato dai 22 in campo che si sono davvero ben comportati. Era anni che non si vedeva una partita giocata con questo fair play da ambo le parti, hanno aiutato davvero l'arbitro senza tante proteste, sempre nei limiti della correttezza e della civiltà sportiva, quindi un più che sufficiente voto potrebbe essere dato a questo direttore di gara. Ottima ora la giocata tra Ferraro e Dieni, attenzione a Ferraro che si libera di Foti, non serve però efficacemente Criseo e la palla si perde poi tra le braccia di Leonardi. Sturm und Drang, tutta impeto e passione. Eh sì, l'impeto e la voglia del Palizzi di pervenire al pari, che però sembra scemata, ecco, se così possiamo dire, quella veemenza che ha avuto nei primi 25 minuti, la stanchezza si fa sentire, magari i cambi non sono stati effettuati nel tempo giusto, al momento giusto, come invece riuscito a fare Cormaci. E nulla, fino a questo momento 2-1 per il Borgo, è inutile ripeterlo. Attenzione al contropiede ora, sono 4 contro 3 e si fa vedere Lori, il giovane Lori sulla fascia destra, no, recuperano comunque in 6 del Palizzi, si può posizionare la retroguardia, Foti chiede palla, la riceve, cambia gioco verso Tripodi che deve però tornare di più verso la metà campo, dialoga con Marino che non stoppa questo pallone ben controllato dai Riti.
A te Domenico. Opera incompiuta quella del Palizzi come la Madonna di Manchester di Michelangelo Buonarroti. Mai dire gol, mai dire mai. Attenzione a Modafferi ora sulla fascia destra. Sì, è un incompiuta e ci stava riuscendo per almeno più di 10 minuti. Il Palizzi ha avuto l'opportunità. Ottimo ora il tiro di Dieni. Ottima l'intenzione più che altro, perché il tiro va a perdersi alla destra di Leonardi. È rimasto a terra Modafferi del Palizzi. Come dicevi bene tu, è un'incompiuta, il pareggio era arrivato ma poi il Borgo è riuscito a fare il 2-1. Sostituzione, entra ora con il numero 61 Candido Gabriele, un altro giovane che viene buttato coraggiosamente in campo da mister Cormaci oggi, vuol dire che ci tiene, ecco, ai giovani. La famosa nidiata, scusa che ti taglio il discorso, nidiata dei galletti di primo canto con le alucce, la cresta, il bargiglio, gli speroni e gli artigli. Sì, sì, è una colonia, giustamente, come ben si può dire, di giovani importanti che vengono lanciati in campo, cioè la partita, il risultato non è acquisito, quindi questi sono degli atti di coraggio e comunque non di coraggio, cioè voglio dire, sono degli atti di responsabilità di Cormaci, il quale si assume naturalmente la paternità di buttare nella mischia in una partita così importante per il risultato proprio un altro dei giovani Galletti di primo pelo, naturalmente, come Galletti, come Candido Gabriele, come Lori e Perla da titolare ormai, e la Mafrice, hai visto prima, ha spinto il giovane Candido, l'arbitro non se n'è accorto, rientra dal fuorigioco Marino, l'arbitro però non lo vede, ora Ferraro si impossessa del pallone, fermato dalla diga, imposta a centrocampo ora da Diamonte e Obinna con Foti. Un Torello al centro del campo, Foti decide di offrire centralmente verso Lori che sbaglia il passaggio, Marino non avanzava, il nuovo entrato, un altro dei nuovi entrati, il Toscu del Palizzi, sono anche qui molto giovani i nuovi entrati della squadra ospite. Domenico, ormai si attende solamente il triplice fischio di chiusura da parte del direttore di gara della sezione di Locri. Siamo sempre sotto il colle del Calvario, sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Grazie di assistere Giacomo Leopardi. Ci provano ancora, provano il tutto per tutto ad avanzare con addirittura tutti i centrocampisti. Attenzione al contropiede del Borgo, Candido, troppo lungo il passaggio di Lori, si cercavano i due giovanissimi, arriva prima Molla, siamo al 47esimo ormai, 2 minuti oltre il tempo regolamentare, il Palizzi continua a cercare il gol del pari. Centro del campo, colpito fallosamente Foti, l'arbitro lascia proseguire, Tripodi si libera del nuovo entrato Toscu, ne supera due in velocità, 3-4, offre la palla a Candido, limite dell'area, Candido offre a Lori, tiro, respinto e calcio d'angolo, bellissima questa azione di Tripodi. Eccesso di altruismo. Eccesso di altruismo, ma no, io darei un 10 per questo eccesso di altruismo, è stato davvero bravo, voleva fare il protagonista, a me ti dico la verità, avrei detto che non mi sarebbe piaciuto, ha fatto bene. Altruista come i compagni di Enrico Bottini, protagonista del libro Cuore di Edmondo De Amicis, ci sono in campo anche altri valori morali e ideali come la famiglia, la patria, il culto dell'esercito, eccetera. Sì, anche nel calcio il valore sportivo è eccellente, quello dell'altruismo, non c'è alcun motivo di strafare, è stato bravo, un 10 per questo passaggio che ha effettuato Candido. Tripodi
Nell'azione precedente, come non notare, Tripodi annunziato, sembrava Tomba quando scendeva in Val Gardena là, tra le colonnine di sci, ha seminato 3-4 avversari offrendo un pallone d'oro per Candito, il quale poi ha dato la palla a Lori, è intervenuto bene un difensore, palla sul fondo. Domenico, siamo ormai a 4 minuti oltre il tempo regolamentare, Borgo 2, Palizzi 1. Anche il portiere Mollo si è portato a ridosso della linea centrale del campo. Oltre 4 minuti, siamo al 49esimo. Spiove un pallone e c'è un'altra parata miracolosa da parte di Zagor, lo spirito con la scure. Un Tarzan che sulle liane vola meglio di Johnny Weissmuller. Sì, un'uscita prodigiosa di Leonardi che ha salvato il risultato fino a questo momento, perché era rimasto solo in aria il numero 9, mi pare fosse Ferraro. Ora addirittura c'è anche il portiere del Molla, del Palizzi. Abbiamo ben 21 giocatori in aria, la palla spiove, arriva Mafrici di testa, nulla da fare, l'arbitro fischierà la fine, vince il Borgo, ma stavolta con molta fatica, ma riesce a vincere per 2-1 oggi il recupero contro i vicini del Palizzi. A te Domenico. Obin al secondo del primo tempo, pareggio del Palizzi e poi il gol del 2-1 arrivato dopo la mezz'ora, ha diretto Barbaro Simone di Locri. Vi ringraziamo per la cortesia e attenzione anche da parte del collaboratore Ivano Verducci. La linea può tornare allo studio centrale, l'autorete è stata di Antonio Martino e la linea può tornare allo studio. A risentirci fra circa 10 minuti per le interviste a bordo campo. Linea a Carmelo Cormaci.